un'altra mattina. Oggi dovremmo arrivare ad Akureyri su 43 km e lì prendere un ostello, lavare le robe, metterci a posto e poi il giorno dopo rimetterci a camminare. Sistemiamoci, rendiamoci sempre ben presentabili davanti l'essere più affascinante che c'è, madre natura. Dopo appena aver fatto 10 km, più di un piccolo inconveniente meccanico, sì. Ho dovuto cambiare la camera d'aria, che si è bucata. Ho messo un'altra che era già aveva dei piccoli buchi, però riuscivo comunque a gonfiarla, andare avanti per 10 km, a gonfiarla ancora. Adesso ho sistemato il freno, grazie al mio kit, però ho notato che c'è un raggio rotto. Allora, ecco il raggio rotto. Si è rotto questo raggio, allora lo smontiamo e proviamo ad andare avanti così. Una volta arrivati ad Akureyri cerchiamo se c'è la possibilità di comprare una camera d'aria da 26, perché ormai questo tipo di gomme sono troppo piccole, non si utilizzano più. È un raggio, si va avanti. Qua siamo arrivati ad Akureyri. Qui prenderò il mio ostello, mi laverò per bene, laverò le robe e tutto, metterò sotto carica il cellulare, riposerò per bene. Ma prima di tutto andrò a procurarmi una bombola di gas per il fornello, perché è quasi finito quella che ho. E poi vado a cambiare il raggio e compro una camera d'aria, vabbè anche due.